Sono con Luca Bianchini, giornalista e scrittore di ben 5 libri, per parlare del suo ultimo romanzo edito da Mondadori, Io che amo solo te. Una storia ambientata in Puglia, in una delle città pugliesi più belle, Polignano a Mare. È vero. La tua storia racconta una storia d'amore che nasce a Polignano, si interrompe e riprende dopo 20 anni. Racconti il sud, il suo modo di essere e di fare attraverso i preparativi di un matrimonio molto particolare. Perché hai scelto la Puglia e perché hai scelto di raccontarla attraverso i preparativi delle nozze? Con la Puglia è stato amore, un amore che io non mi aspettavo. Ricordo di essere venuto qui a Bari 2 anni fa. Sono arrivato un po' in ritardo alla presentazione perché ho pensato non ci sarà nessuno alla Feltrinelli, invece c'era un sacco di gente e già quello ho detto cavolo, no? E avevo chiesto così sui social network di fare un po' di tam tam e mi avevano preso sul serio, veramente c'era stato un tam tam e poi ho fatto più presentazioni in Puglia che nel resto d'Italia. E una sera che ero a Polignano a cena con delle persone che avevo appena conosciuto, loro iniziano a parlare di matrimoni e io mi ammutolisco, rimango basito davanti a discorsi molto seri, ma per me mai sentiti, tipo che la suocera deve intervenire, deve pagare il vestito della sposa, se a lei non piace non va bene, che la bomboniera può rovinare il matrimonio. E lì ho detto loro, così scherzando, mi piacerebbe scrivere qualcosa su un matrimonio e loro tempo zero mi hanno invitato. Perché tu sei editore. Di Torino, per cui non hai molto rapporto con il sud. Ma un metà siciliano da parte di madre, quindi ho quella parte vai a salutare la zia, però per il resto diciamo mi mancava, ero un po' inesperto, però i pugliesi in questo davvero sono stati fantastici perché mi hanno, a parte dato una grande accoglienza, ma mi hanno aiutato proprio tecnicamente, facendomi assistere veramente ai matrimoni dietro le quinte, mi hanno invitato nelle sale da ricevimento, ormai potrei fare il wedding planner quasi. Quello che racconti è un matrimonio particolare, perché è il matrimonio di una ragazza che sposa il figlio di quello che la sua mamma avrebbe voluto sposare tanti anni prima, ma che per un strano caso del destino non ha potuto coronare il suo sogno. Tutto il tuo il matrimonio che racconti avviene sotto gli occhi della suocera, cioè della donna che poi il re delle patate ha sposato. Tanti retroscena, tanti personaggi. L'unico filo conduttore vero sullo sfondo della Puglia è l'amore. È vero. Tutti i personaggi con delle storie però molto intense. Chi davvero mette pace nel proprio cuore? Chi realizza il suo sogno sentimentale dei tuoi personaggi? Beh, senza anticipare troppo, ma la mamma della sposa, che è una donna di 50 anni, che è stata lì più di 20 anni ad aspettare in casa, a cucire, apparentemente rassegnata, è una grande guerriera. Lei, perché in amore pensiamo sempre che vince chi fugge, invece a volte vince chi sa aspettare. Lei sa aspettare e non vuol dire che è una perdente, è solo una donna che sta lì ferma, come poi sono tante donne del sud, che apparentemente stanno ferme, ma in realtà decidono loro e sono loro che muovono le fila dei destini. Sulla tua copertina ci sono due peperoncini. Sì. L'amore e l'attesa è la ricetta per una vita sana, secondo te? Oddio, una vita sana? Io non sono tanto la persona adatta, però l'amore sicuramente aiuta a vivere meglio, ma l'errore che spesso facciamo è un po' la ricerca della perfezione, cioè lo idealizziamo troppo, mentre invece nell'amore bisogna buttarsi come nella vita, no? Senza starci lì, cioè qualcosa che non va c'è sempre, perché se cerchi la perfezione puoi restare solo a volte, quindi in amore forse è meglio buttarsi anche con un po' di incoscienza, come poi in realtà facciamo, ma dobbiamo essere un po' più tolleranti sulle altre persone, sui difetti, invece siamo sempre lì e che vogliamo il meglio, ma il meglio è complesso. Anche in questo libro, come nei precedenti, affronti il tema dell'amore omosessuale, non solo eterosessuale. Sì. Il tuo è un messaggio preciso o è una storia che ha un suo perché? Cioè c'è un motivo per cui la riproponi? Mi piace perché soprattutto in una situazione come questa, dove la famiglia tradizionale, c'è il fratello dello sposo che è gay, che arriva con una finta fidanzata un po' per fare contenta la famiglia, ma in fondo è uno di quei segreti di Pulcinella, cioè tutti sapevano e poi apprezzano anche il suo sforzo in un certo senso, anche se viene smascherato, perché questa finta fidanzata viene vestita in un modo troppo appariscente, per cui loro danno un po' nell'occhio. Alla fine quello che vince è l'amore, che anche delle parole non dette.
che spesso capita non solo nelle famiglie del sud, ma nelle famiglie in generale, per cui non ci si parla ma ci si vuole bene, e questo forse alla fine è importante. Cosa hai imparato dalla Puglia e cosa ti manca di più ora che sei andato via dopo un anno e mezzo? No, della Puglia quello che mi affascina è che è sempre tutto possibile. Cioè non c'è mai il non riusciamo a risolverlo, si può fare. Tu devi andare da Taranto a Bari domani entro le 7? Cioè se io lo chiedessi a Torino tutti guarderebbero i treni, dicono non c'è treno, invece lì no, c'è sempre uno zio, un cugino che ti viene a prendere anche a metà strada, non c'è mai problema. Tu sei quello. Un giornalista radiofonico anche, sì. Pensi di poter portare sugli schermi o in radio il tuo libro per raccontare la Puglia anche dai microfoni o attraverso un film, un cortometraggio? Allora, dai microfoni la racconto sempre, perché ogni volta che vengo in Puglia ne parlo alla radio, chi mi ascolta lo sa e lo può confermare su Radio 2, mentre al cinema io non scrivo mai pensando al cinema, pensa alla storia, altrimenti scrivere una sceneggiatura. Poi se qualche regista o qualche produttore si innamora del progetto e ne vuole fare un film, bene, ma io sono già felice così, no? Mi piace l'idea che i personaggi vengano immaginati, che la Puglia venga anche raccontata per gli odori, per le emozioni che provoca, no? Polignano è a picco sul mare, i pugliesi mi hanno dato, questi amici, una casa in prestito a picco sul mare, io ho scritto lì. E il mare è entrato, no? In queste pagine, secondo me, e scrivere lì sicuramente mi ha dato una grande forza. Io ringrazio Luca Bianchini, invito alla lettura di questo romanzo che si legge tutto d'un fiato, Io che amo solo te, edito da Mondadori. Grazie Luca. Grazie a voi.